Signore, dona speranza a chi l'ha persa, dona coraggio a chi ha perso una persona cara, dona sorrisi a chi sta attraversando momenti difficili, dona pace nel mondo. Tutti noi stiamo vivendo un periodo che ha sconvolto la nostra vita, privandoci anche delle cose più semplici, tanto da far apparire le nostre giornate come una notte buia e senza fine. Per questo motivo voglio parlarvi dei miei colori preferiti, per dare una luce diversa a questa Santa Pasqua, che auguro serena per tutti voi. L'azzurro e l'arancione. L'azzurro che per me rappresenta la maglia della nazionale, il cielo ed il mare. Proprio il mare, che è simbolo di libertà, di forza, di perseveranza e di amicizia. Quando io sono in riva al mare, guardo l'orizzonte, senza sbarramenti, cosa che non accade in altri posti. Il mare è libertà ed è proprio il suo non avere limiti e confini che mi regala quel meraviglioso senso di libertà. Il mare esprime la sua forza sia quando è calmo, sia quando è agitato. Lo fa con eleganza e discrezione, imponendosi senza ostentare, perché non ne ha bisogno. Così come non ne ho bisogno io, che non devo dimostrare nulla, che non sia il mio essere, quello che sono e quello che ho dentro. Il mare è perseveranza. Le onde arrivano a morire lentamente sulla spiaggia, oppure infrangendosi sugli scogli, ma sempre e comunque in quel luogo trovano la forza di rinascere, per tornare di nuovo lì, per morire, per rinascere ancora, senza interrompere mai il loro corso, il loro percorso, il loro destino. Ma il mare per me è anche un amico, perché ti ascolta senza mai far scendere il silenzio, cullando i nostri pensieri con la sua melodia. Azzurro come quella maglia della nazionale che non vedo l'ora di riportare sul gradino più alto del podio. Azzurro come il cielo, dove tornerei ogni momento a volare. Mare e cielo, che si uniscono all'orizzonte, ma senza confondersi. L'arancione invece è il risultato dell'unione di due colori primari, il giallo ed il rosso. Il rosso rappresenta la passione che ho per la vita e per ciò che la vita mi chiede di fare. Il rosso come il sangue dei fratelli, sono andato a prendere o salvare e che spesso ha macchiato le mie mani e impregnato la mia anima. Il giallo perché è splendente come il sole. L'arancione, come un pittore, rende incantevole l'alba ed il tramonto. E come il giorno che nasce con l'alba e muore con il tramonto, così faccio io, che nasco e muoio, ma per rinascere ancora, nonostante tutto e nonostante tutti. Ce la faremo, ma dobbiamo fare gruppo, perché soltanto uniti si vince sempre. Crederci sempre e comunque, lottare fino in fondo, fino all'ultimo respiro e non arrendersi mai.